Presidente, siamo in piena estate, sta aumentando il numero dei passeggeri da e per le isole, un buon segnale. Quale bilancio possiamo già tracciare? Certo, il dato è confortante e non mi sorprende perché la voglia di uscire, la voglia di venire in un'isola bellissima come Ischia è forte, quindi i 200.000 passeggeri più o meno di questo mese di giugno ci danno un segnale importantissimo, non solo della voglia di venire a Ischia, ma di un trend in crescita che non è pari anche in altri posti in genere, parlo in genere. Quindi il dato per Ischia è confortante. Ciò nonostante ho grande, non preoccupazione, ma dico si abbia grande attenzione, perché questo momento ce lo diciamo ogni giorno in tutte le lingue che ancora la pandemia non è passata e onde evitare nuove chiusure, stiamo attenti. Noi abbiamo adottato tutte le misure che possibili, per cui poi il resto va alla responsabilità di ognuno di noi. Presidente, per quanto riguarda il molo Beverello, quindi gli aliscafi, anche lì numeri importanti. Eh sì, circa la metà, circa un po' di meno di passeggeri parte dal Beverello, che abbiamo cercato di attrezzare per quest'anno nel migliore dei modi, anche se con delle attrezzature diciamo provvisorie, ma che debbono dare il minimo di conforto a chi parte e chi arriva in tutte le condizioni meteorologiche. Per cui, avendo ancora un po' di tempo per definire ed avere la nuova stazione marittima del Molo Beverello, abbiamo pensato di mettercela tutta in poco più di 70-80 giorni, di attrezzare un'area che rimaneva scoperta in estate e in inverno. Per quanto riguarda invece sempre il molo Beverello, spostandoci a Capri, tra andata e ritorno abbiamo constatato circa 90.000 passeggeri, anche questo è un importante risultato per l'Isola Azzurra. E certo, è importante anche questo risultato, ci mancherebbe altro. Sono discorsi un po' diversi per Capri. Questo è il dato. Abbiamo più persone che viaggiano per Ischia, logicamente più pendolari, però la qualità del turismo. Io vedo interesse anche, come dire, a tutti i livelli per Ischia, non è Capri l'elite e Ischia no. Io che di solito vengo a Ischia come l'ultimo fine settimana, ho visto barche importanti, per cui i dati che abbiamo sono quelli che abbiamo detto prima. Circa 90.000-80.000 per Capri, meno della metà rispetto a Ischia, ma è evidente che le dimensioni sono anche minori. Però crescono insieme, ecco, non più con una differenza come era una volta. Vedo anche lì, anche per Ischia, un buon turismo, insomma, ma non parlo di tasche, di livelli sociali, ma a tutti i livelli vedo un ottimo turismo sia per Capri che per Ischia. Presidente, proprio io, attraverso la disponibilità dell'autorità portuale e della capitaneria di porto, ho fatto delle interviste ai turisti prima dell'imbarco che andavano sulle nostre isole, turisti non solo campani, ma che venivano da tutta Italia e qualcuno già dall'estero. Sì, registriamo questo trend positivo. E addirittura ci sono, noi non siamo ufficio turistico, cosa che stiamo attrezzando con la Regione Campania, con il governatore De Luca, un importante infopoint. Approfittiamo, tra virgolette, e mandiamo un saluto agli amici di Procida, di Capri, attrezziamo un infopoint di importanza direi internazionale,
per cui Ischia, Procida e Capri beneficeranno i turisti, il mondo intero che arriverà potrà beneficiare di questo momento. E beneficiamo anche dell'anno della cultura per Procida, per dare un segnale complessivo di efficienza che cominciamo ad avere un poco anche per i nuovi procedimenti, i processi di semplificazione che aspettiamo da una vita. Speriamo che l'anno prossimo ci lasciamo definitivamente alle spalle il Covid e che possano aumentare ancora di più poi i turisti e i passeggeri in occasione anche di Procida 2022. Ma è migliorata malappena la situazione, o meglio è migliorata con la vaccinazione e abbiamo avuto questo trend così importante, immediato. Figuriamoci quando ci lasceremo alle spalle, non ci crediamo molto che a brevissimo ce lo lasceremo alle spalle. Però, insomma, nei secoli, almeno per quello che leggiamo dalla storia, ci sono state pandemie ancora più gravi e è passato tutto. Con la medicina che abbiamo oggi, speriamo che si superi velocemente, insomma, perché la sofferenza di tanti piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, negozi, ristoranti, bar, alberghi hanno sofferto per davvero tanto. Per cui ci auguriamo prima di tutto per loro, perché noi per fare un bagno possiamo pure aspettare, ma che arrivino i turisti per dare un po' di ossigeno a queste attività che sono ormai 2 anni che soffrono, insomma. Presidente, tornando ai numeri, spostandoci a Porta di Massa, dove notoriamente sappiamo che partono i traghetti, anche lì numeri importanti, oltre 100.000 i passeggeri, Napoli, Ischia, via Procida. Sì, questo è il dato complessivo che abbiamo dato prima, è complessivo. E anche alla Marina di Massa, per gli aliscafi è evidente che c'è un percorso diverso. Per i traghetti ci sono anche i mezzi, ma in entrambi i posti abbiamo attrezzato le aree perché si osservino, ripeto, le procedure minime per garantire sicurezza e attenzione per il Covid. Per quel residuo che c'è, questa preoccupazione delle benedette varianti che ogni giorno, come dire, conosciamo attraverso i mass media. Per cui attenzione sempre, che ti viene voglia di mollare a volte, anche a noi, ma continuiamo ad avere la mascherina, almeno dove in presenza di altre persone, continuiamo a lavarci le mani e ad avere attenzione per le indicazioni che troviamo ovunque ci sia, c'è organizzazione e quindi folla. Seguiamo tutte le prescrizioni che ci danno senza fare né eroi inutilmente o finti eroi, perché non osservare le regole non significa essere un eroe, anzi il contrario. Per cui grande attenzione sempre e penso che per agosto potremmo, settembre addirittura, avere il boom che speriamo tutti. Sicuramente i numeri di questi di giugno saranno destinati a salire e lo speriamo, ma possiamo dire viaggiare in mare è sicuro, ci sono delle regole che garantiscono la sicurezza. Ma a bordo c'è l'obbligo della mascherina, anche fuori, almeno per la regione Campania, e io sono contento che ancora ci sia questo obbligo, perché ancora, ripetiamo, non è finito. E liberare significa mollare, io sono sicuro, per come siamo fatti noi. Per cui contento che ci sia ancora obbligo in Campania di tenere la mascherina, e non mi costa nulla rispetto a un momento di sicurezza in più. Per cui continuiamo a rispettare queste regole e, come dicevamo prima, ne usciremo sicuramente, insomma.
Presidente, un'ultima domanda tornando al Molo Beverello. Noi seguiamo i lavori di ammodernamento della stazione marittima, delle biglietterie che sono stati sospesi a causa del ritrovamento di un antico molo borbonico. A che stiamo? Quando riprenderanno i lavori e con il dialogo con la sovrintendenza, perché sappiamo è stato dovuto rifare poi il progetto? Eh sì, la sovrintendenza ci ha dato delle prescrizioni. I progettisti stanno adeguando, per metà luglio si completa l'adeguamento delle prescrizioni al vecchio progetto, quindi sarà in parte un nuovo progetto esecutivo e partiranno i lavori. Considerando agosto e il traffico che c'è, riprendiamo a settembre i lavori, che si spera finiscano entro 18 mesi, 24 mesi. Rammarico non farcela per Procida 2022, sarebbe stato un bel biglietto da visita già al porto, vedere la storia di questa città. Purtroppo vuol dire che inviteremo i turisti a ritornare anche per vedere la nuova stazione marittima. Questa sicuramente è una buona idea. Se non ce la facciamo, purtroppo lo diciamo da decenni che le procedure e le burocrazie... In Italia, almeno le burocrazie che io chiamo cattive, perché c'è la burocrazia buona è quella che ci risolve i problemi, come la buona politica e la brutta politica. Ecco, i tanti amministratori dei nostri comuni conoscono quanto è più di me quante difficoltà si incontrano ogni giorno per ogni piccola questione. Figuriamoci per una nuova stazione marittima che rivoluziona una parte della città. Entro pochi mesi avremo anche finalmente finito anche la metropolitana con la nuova piazza che intitoleremo al grande tenore Caruso, che insomma è un uomo di questo territorio, e quindi con la speranza di avere il museo della canzone napoletana nel porto di Napoli, all'Immacolatella, quindi un tutto insieme da offrire al turista di tutto il mondo, le isole, le nostre coste e anche la nostra città, il nostro porto. Grazie. Grazie a voi.